Si è aperta in grande stile con Jean Vermeer la rassegna giovedì al Castello Letture ad Arte con Marco Bussagli, Arpino, Castello Ladislao. Questa provincia è pronta per mettere appunto un po' più in alto l'asticella della cultura? Assolutamente, ci sono potenzialità enormi e c'è una storia infinita, meravigliosa, da Arpino, da Cicerone a Giuseppe Cesari, detto Cavalier d'Arpino, fino al Mastro Ianni, ai contemporanei. La qualità dell'Italia non è in discussione, e forse è in discussione la capacità di sfruttare questa qualità. Le riflessioni sull'arte, sulle cose belle, su quello che è successo nei secoli scorsi servono anche come modello per adeguarci noi a fare cose di alto livello. Comunque la Fondazione Mastroianni in questo senso è assolutamente adeguata a sfruttare nel modo migliore tutte le potenzialità che ci sono. Abbiamo la fortuna di vivere all'interno di una struttura prestigiosa che è questo castello. Riteniamo che oltre al doveroso impegno istituzionale di promuovere l'arte straordinaria di un maestro del Novecento come Umberto Mastroianni, si debba fungere da polo catalizzatore di eventi culturali di cui questa provincia ha estremo bisogno. Riteniamo di tributare a questa terra un doveroso omaggio per quello che era nel passato e che noi ci auguriamo possa diventare ancora ad essere, continuare ad essere nel futuro. Si sta cercando di mettere l'asticella della cultura un po' più in alto, ci si riuscirà secondo lei? Beh, siamo sulla buona strada decisamente, l'abbiamo già imboccata da tempo e su questa strada vogliamo percorrere e vogliamo andare avanti. Manifestazione organizzata dalla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino, con il patrocinio del Comune di Arpino, Provincia di Frosinone e Ministero dei Beni Culturali e con la partecipazione di Banca Popolare del Cassinate.